Buongiorno Sud, oggi è sabato 14 novembre. Il sole sorge in Puglia alle 6.39, tramonta alle 16.35, in Basilicata sorge alle 6.37, tramonta alle 16.45, in Molise sorge alle 6.44 e tramonta alle 16.48, la luna sorge alle 4.10 e tramonta alle 14.51, la fase lunare è l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia Santo Stefano Teodoro Queno. Nella fortezza di Binh Dinh, nell'attuale Vietnam, Santo Queno, vescovo della Società per le Missioni Estere di Parigi e martire, dopo 25 anni di impegno nell'apostolato, durante la persecuzione contro i cristiani, fu gettato nella gabbia di un elefante e morì sfinito dalle sofferenze. Oggi inoltre ricordiamo i santi Clementino e Siardo. Chi compie gli anni oggi? Auguri al principe di Galles, Carlo d'Inghilterra, che compie 61 anni, al giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza, che compie 57 anni, all'ex segretario di Stato statunitense Condoleezza Rice, che compie 55 anni, all'attrice Marina Suma, che ne compie 50, e infine al cantautore Max Pezzali, che ne compie 42. Cosa è accaduto il 14 novembre? Nel 1969 la NASA lancia l'Apollo 12, sarà la seconda missione con uomini a bordo ad atterrare sulla superficie della Luna. Nel 1973 nel Regno Unito la principessa Anna sposa il capitano Mark Phillips nell'abbazia di Westminster. Nel 1973 a Wembley la nazionale di calcio italiana vince per la prima volta in Inghilterra grazie ad un gol di Fabio Capello e dalle miracolose parate di Dino Zoff. E infine nel 2003 viene osservato per la prima volta Sedna, candidato ad essere il decimo pianeta del nostro sistema solare. Domani nel centro storico di Putignano, nel Barese, avrà luogo l'evento enogastronomico Ullarg, evento che si pone come obiettivo principale quello di valorizzare il centro storico di Putignano attraverso l'esaltazione di zone cosiddette secondarie, evidenziandone la storia, l'arte e le tradizioni popolari. Saranno allestite alcune postazioni enogastronomiche presso Largo Santa Maria, via Bruni, via Campanile e via Mulini, dove sarà possibile, dalle 20 e fino a mezzanotte, gustare pietanze tipiche locali e buon vino. Tutto arricchito dalla presenza di artisti e artigiani che proporranno spettacoli e opere sul piccolo percorso. Se non volete che i carciofi anneriscano e siete sprovvisti di limoni, immergeteli in acqua abbondante dopo aver sciolto mezza tazza di farina bianca. Ed eccoci all'appuntamento per gli appassionati dello zodiaco. Ariete. Non escludere niente e nessuno dai tuoi programmi per la giornata e ascolta attentamente tutto ciò che si dice attorno a te, anche se non ti interessano i pettegolezzi. Per il segno del Toro. Se vuoi compiacere qualcuno che stimi o che ti sta a cuore, oggi puoi dedicare qualche ora e qualche spicciolo ad opere di bene. Nell'amore puoi stare a guardare quello che succede. Gemelli. Se sai accettare con disinvoltura una situazione che sulle prime non ti interessa, scoprirai che invece vale la pena di approfondire un rapporto che credi senza importanza. Cancro. Nell'incertezza sul da farsi, ma soprattutto su quello che vuoi dire, conviene attendere e agire solo sulla base di certezze. In amore, se ce ne fosse bisogno, puoi sciogliere un nodo. Leone. Se saprai affrontare con coraggio un argomento scabroso che hai più volte rinviato, oggi puoi risolverlo brillantemente, ma solo se saprai appunto puntare all'essenziale trascurando i dettagli. Vergine. Non ti manca la sicurezza che grazie ai pianeti ti rende più logico e più capace di farti sentire da chi finora ha eluso i tuoi bisogni. In amore puoi far capire al partner quello che ti manca. Bilancia. Senza esibirti in inutili discussioni che anche se hai ragione non convincono chi ti sta a cuore, agisci coerentemente sulla base di dati di fatto. In amore i fatti contano più delle parole. Scorpione. Senza discutere puoi fare di testa tua, specialmente se hai sufficienti elementi di valutazione della realtà. Nell'amore ricorda che la ragione non spiega tutto, al contrario. Sagittario.
Se vuoi ottenere ciò che ti sta a cuore, prima di chiedere verifica se i fatti ti danno ragione, controlla anche le testimonianze in tuo possesso. Nell'amore puoi cambiare comunque quello che non ti va. Capricorno. Un maggiore controllo è utile sul luogo di lavoro, dove non sono esclusi colpi di coda e di fortuna. Ringraziate Giove che vigila proprio sul vostro sole. State attenti ai crampi. Acquario, se vuoi aumentare i tuoi margini di libertà, oggi puoi trovare il momento giusto per ottenere ciò che desideri. Nell'amore puoi e devi abbandonare un atteggiamento sbagliato. Pesci, senza farti convincere a fare ciò che non trovi giusto, ti puoi esprimere con sincerità, specie nell'amore, se ti avvii un rapporto solido. Nel lavoro attendi con fiducia gli eventi. E naturalmente, prima di salutarci, il nostro proverbio del giorno. Tra prendere e lasciare occorre ben pensare. Io vi ricordo che l'almanacco torna anche domani mattina su Antenna Sud e che per contattare basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com e inoltre per rivedere il nostro almanacco del giorno potete consultare il nostro sito www.antennasud.com oppure il nostro canale YouTube www.youtube.com/antennasud. Arrivederci a domani.